pellegrinaggio delle pietre fu fatto il 18 aprile del 1948. Una moltitudine immensa di uomini, di donne, di giovani e di fanciulli, a piedi, con asini e con tutti i mezzi a disposizione, si mosse in processione, una processione di fede, di amore, preceduta dall'immagine della Madonna del Carpinello. A questa schiera di volonterosi sorretti dalla fede che partì da Visciano si aggiunsero tanti altri pellegrini da Schiava, Tufino, Casamarciano, Cimitile, Cicciano, Sperone, Avella, Roccaraino, Labbaiano. Tutti convennero alle cave di Tufino, caricarono sugli asini, a spalle, sulle teste le loro pietre e sgranando il rosario, cantando l'Ave Maria, risalirono processionalmente la collina di Visciano. Portarono la loro pietra per la costruzione della casa dei piccoli figli della Madonna. Pietre del miracolo fecero sorgere la casa del villaggio del fanciullo. Il miracolo si ripetette per una seconda, una terza, fino a 12 volte nell'arco di circa 19 anni fino al 67. Si costruì così non solo il villaggio del fanciullo, il tempietto della Madonna, la casa del sorriso, ma anche il santuario della Vergine Consolatrice del Carpinello.
compiuto ancora una volta il miracolo che solo la carità cristiana sa operare. Le pietre volutamente trasportate a spalla vogliono significare che la fede e la carità che lo Spirito di Dio infonde in tanti cuori devoti mai verrà meno. Un cuore sincero e una fede incrollabile possono operare miracoli come quello operato il giorno 11 novembre a Visciano.